Non sono un sole, ma neanche una luna. Non sono un caffè amaro, ma neanche un pezzo di cioccolata. Non sono un promemoria, ma neanche un calendario. Non sono una gomma per cancellare, ma l'unica cosa che non so è chi sono io. Oggi, giornata mondiale della poesia, è sicuramente la giornata ideale per declamare questi versi. Ma questi versi non nascono a caso, ma nascono da un concorso al quale il nostro istituto ha partecipato, dal titolo Mi fermo a. I ragazzi hanno fissato con i loro disegni, che vedete alla mia destra, le loro sensazioni, i loro sentimenti, e sono stati anche premiati. Considero il regalo poter scoprire cose nuove. Considero il regalo avere una casa accogliente. Considero il regalo tutta la mia vita. Un amico è una persona importante che ti aiuta nei momenti di difficoltà. Un amico ascolta i tuoi segreti, così nessuno li saprà. Deus Ex Machina del progetto, che è molto di più di un concorso artistico, avendo confini che abbracciano il sociale, l'etica, l'esistenza, sono Pietro Ravallese e Lucia 40, che hanno fatto da giudice. Il concorso di disegno Mi fermo a è un sogno che vale doppio. A circa un mese di distanza dalla premiazione, i disegni che hanno partecipato al concorso sono ospiti di una mostra esposta all'Istituto Comprensivo Eleonora Pimentel Fonseca di Ponte Cagnano. All'interno di questa esposizione i disegni sono stati motivo di ispirazione per poesie declamate dai ragazzi della scuola secondaria dell'Istituto Pimentel Fonseca. È stata una bella esperienza perché abbiamo creato queste poesie con molta felicità in gruppo e singolarmente, ispirandosi alla poesia degli affetti. La poesia è stata molto significativa perché sto vivendo un momento un poco difficile, allora nella poesia ho avuto un momento di conforto. Vorrei riabbracciare i miei genitori come quando ero bambino, ma ora so solo che non sono più un bambino. Non c'era il segreto del tuo cuore, amico mio, dillo a me, solo a me, in segreto. Tu che sorridi tanto gentilmente, sussurralo sommessamente. Il mio cuore ludrà, non le mie orecchie. Di un poeta indiano, Tagore.